provare ad introdurre qui un ulteriore paradosso. Il paradosso per cui noi ci troviamo oggi in una situazione di rilancio in grande stile dei processi dell'accumulazione capitalistica nella crisi. Sembrerebbe che dopo tanti dibattiti, in alcuni casi anche carichi di troppa ideologia, intorno al nodo crescita-decrescita, chi stia effettivamente praticando il terreno della decrescita sia il capitale globale. Quando dico rilancio dell'accumulazione capitalistica in grande stile, significa che dal punto di vista dell'accumulazione e della distribuzione ineguale della ricchezza, siamo di fronte nella crisi a processi di polarizzazione mai visti. Anche il passaggio dalla tradizionale relazione di scambio, anche di scambio valore-lavoro, a un primato della relazione debitore-creditore, è stato in realtà il dispositivo di disciplinamento della fabbrica sociale. Cooperazione sociale matura è un terreno di conflitto, non è un terreno buono di per sé, non è un terreno dato una volta per tutte. E anche quando parliamo di funzione parassitaria del capitale, giustamente non immaginiamo che in qualche modo il capitale stesso si astragga completamente dall'intervento nell'organizzazione dei processi produttivi, nel loro disciplinamento, nell'esercizio di comando su questi stessi processi produttivi. È sempre, come dire, in un rapporto, in una relazione sociale, come è il rapporto di capitale, una funzione attiva di intervento che interviene sulla cooperazione sociale, non soltanto in termini di produzione di comando, ma anche di produzione di soggettività. Per reagire a una produttività sociale che sfugge da ogni parte, si può anche scegliere di rallentare lo sviluppo. Il movimento che trasforma, noi abbiamo un po' trasformato, abbiamo un po' parafrasato la celebre frase Marx, del Marx dell'ideologia tedesca. La frase di Marx parla del movimento reale che abolisce e supera lo stato di cose presenti. Abolire e superare, teniamo sempre presente questo binomio, cerchiamo di non appunto dissociare mai questi due termini, il termine della rottura, il termine della destrutturazione, il termine costituente del per, della costruzione di altra società, di quel fare materialmente, finché non troveremo un termine migliore, alternativa rispetto all'esistente. Allora, il ragionamento non può che partire dal smettere di individuare l'università come un mondo isolato. La necessità, e non lo dico in chiave teorica, ma in una chiave che vede immediatamente un risvolto pratico, cioè in termini di pratiche, è un territorio tra i territori che compongono l'area urbana. L'università è un territorio perché ricostruiamo, ci alziamo le maniche per lavorare e ricostruire quel territorio, per fare in modo che sincronicamente si riesca a mettere in atto un processo di soggettivazione che possa quindi reclamare i diritti, l'accesso democratico ai saperi, la riappropriazione della ricerca affinché abbia un impatto sociale immediato. I movimenti hanno dei cicli, non sono eterni, sono con la M piccola e non con la M grande. Non hanno senso. Non hanno senso se non sono moltitudine per sé. Perché vorrei partire dall'università? Perché l'università ha un qualcosa di paradigmatico. Due anni fa, quando c'è stata appunto la riforma Gelmini, parallelamente ci stava appunto il referendum nella Fiat, e quindi così come è passata la riforma Gelmini è passato il diktat e la filosofia Marchionne, e quindi la distruzione dell'università attraverso la riforma Gelmini ha portato anche
anche ad un ripensamento del nostro ruolo all'interno della tematica del sapere. Quindi secondo me le questioni sono due, molto schematicamente. La prima è che la questione del sapere non si esaurisce nella questione dell'università. Seconda cosa è ripartire da noi come soggetti produttivi di sapere. Credo che questo forse sia la grande scommessa, cioè riuscire a trovare quelle forme, quella identificabilità di cui parlava Nicola questa mattina, per cui anche altri campi limitrofi, affini o forse anche diversi come il sindacato possano acquisire degli elementi per cui anche loro provare questo processo di rinnovamento. Grazie. Per parafrasare la famosa frase, no, la guerra è una cosa troppo importante per farla fare ai generali, l'ecologia è una cosa troppo importante oggi per farla fare agli ecologisti fricchettoni, perché deve essere una cosa che cambia l'ecosistema che abbiamo intorno. E cambiare in essi intorno a noi vuol dire fare politica partendo dalla costruzione di comunità. Di comunità, ad esempio, come si inizia a fare senza aspettare grandi stravolgimenti del mondo, ma cominciando a costruire, no, il rivoltaico, di cui, no, poi Michele ci parla, perché significa cominciare anche a forzare dei nessi, delle legislazioni che ti tengono in gabbia. Quindi il problema che noi abbiamo di fronte è che veramente ci dobbiamo mettere a declinare in maniera forte nei nostri spazi, e qui ritorna, no, l'uso degli spazi per come costruzione di comunità, come costruzione di un incontro, di un crossing con quello che tu hai intorno, per cambiare quella realtà, per permettere una fuga, per permettere il diritto all'illegalità, che significa sostanzialmente costruire un utilizzo, un accesso libero e degno a ciò che è il primario bene comune: la terra, il cibo, l'acqua e l'energia. Luca adesso parlava di costruzione di comunità e quindi anche di pratica del comune. Di pratica del comune che deve partire proprio, che serve per costruire il comune. E questo comune lo costruiamo e le nostre comunità le fondiamo se riusciamo a costruire delle pratiche che si diano sul terreno dell'alternativa, dell'indipendenza e anche del conflitto. Perché quel tetto fotovoltaico non ci sarebbe se tanti anni fa non avessimo occupato quel centro sociale, quello spazio, sottraendolo al degrado e ridandolo a un uso sociale pubblico. Perché quel tetto fotovoltaico non ci sarebbe se 10 anni fa noi, insieme a tanti altri e tanti che vedo anche qui dentro, non fossimo saliti su quel tetto e avessimo difeso quello spazio, quei passamontagna, da chi voleva sottrarcelo. Adesso quel tetto non ci sarebbe. E quel tetto rappresenta tutte queste cose e rappresenta per noi anche la possibilità di decidere del futuro del nostro territorio e di dove viviamo. Noi da diverso tempo abbiamo un intervento sulla questione del turismo, e da diverso tempo che stiamo cercando di ragionare intorno al nodo e alla declinazione del turismo come bene comune. Noi crediamo che sia importante tenere insieme questi due aspetti: territorio, spiaggia e intervento sul lavoro, tenendoli insieme, perché paradossalmente anche la battaglia che i compagni di Venezia stanno portando avanti contro le grandi navi in laguna riproduce lo stesso meccanismo che vediamo nelle città a forte vocazione turistica, con delle specificità sicuramente e strutturalmente differenti fra loro, ma riproduce comunque quel meccanismo per cui le città, i territori turistici diventano dei brand che si possono vendere, che possono essere sottratti alla dimensione comune di vita e relazione in funzione appunto della sussunzione del capitale. A me non me ne frega un cazzo di che fine fa l'Ilva, però a me me ne frega tantissimo di che fine fa Taranto, di che fine fa Napoli, di che fine fa Marghera, di che fine fanno tutti i nostri territori. Ma su quel territorio ormai devastato c'è l'urgenza di produrre alternativa concreta. E allora perché l'idea di devastazione ci apre un mondo davanti? Perché rispetto a quello noi dobbiamo cominciare a parlare del futuro dei territori. Che cos'è il futuro dei territori?
Su questo cominciamo a scoprire che probabilmente siamo partiti dalle lotte ambientali, ma andiamo ad abbracciare tutto quello di cui noi ci occupiamo. Noi oggi dobbiamo metterci, attraverso il nostro modo di intervenire sui territori complessivamente, in un processo che di per sé è già di ricomposizione. E questo le lotte ambientali ce lo dicono bene. Da un lato la riscoperta è la declinazione più corretta di una categoria che è quella del territorio, e dall'altro è un'immagine, appunto, quella della devastazione, che ci consegna immediatamente la possibilità di immaginare alternativa. Ma come vediamo, non ci stiamo occupando in questo modo di fare solo ed esclusivamente di un segmento, di un conflitto. Ci occupiamo di una costruzione di alternativa complessiva. Diciamo e scriviamo terra con una doppia T, perché ci riferiamo sia al pianeta Terra, sia alla Terra intesa come territorio, come bene comune, come luogo di vita e di lavoro, di produzioni sociali e materiali, dove scorre la nostra quotidianità. La domanda che ci siamo posti nel convocare la prima assemblea empolese è stata: la Terra può essere un'alternativa reale alla crisi? E i centri sociali possono essere tra i promotori di questa alternativa? Ci chiediamo, autoprovocandoci, se vale la pena lottare per difendere certi posti di lavoro, oppure è arrivato il momento di osare, di tentare l'impresa, di praticare l'eresia. Costruiamoci dei posti di lavoro, degli spazi di dignità, libertà, indipendenza, di autonomia. E crediamo che uno dei luoghi dove questo possa realisticamente realizzarsi sia la terra, intesa come luogo di produzioni materiali e sociali. Non possiamo più solamente immaginare di aggredire il nodo della formazione smantellata, della ricerca senza fondi, dei tagli alla cultura, dell'aumento delle tasse universitarie, organizzando solo dei collettivi in università. Io non sto dicendo ovviamente di abbandonare le università, anzi il contrario, ritornarci ma con fermezza e con determinazione, dicendoci chiaramente che le condizioni materiali sono cambiate, che è cambiato il modo di vivere e di pensarsi studente universitario, e quindi bisogna andare anche a sperimentare nuovi modi di organizzare il nostro lavoro politico nell'università. Ed è per questo che penso ci sia bisogno di aprire dei laboratori contro la crisi dentro la città, andare ad occupare degli spazi nuovi, perché non esiste più un dentro e fuori l'università. Dobbiamo costruire dei percorsi costituenti. Noi crediamo che in questo panorama sia necessario anche provare a scommettere e provare a ripartire e provare a scommettere anche su un dato di mobilitazione e di contestazione, di effettiva rottura con quello che sta avvenendo all'interno della nostra università. Le prime due giornate saranno il 12 e il 13 ottobre, e il 13 noi come collettivi veneziani immediatamente abbiamo voglia di socializzare con tutti quanti voi e chiedere a tutti di partecipare a una giornata di mobilitazione e di contestazione. Sarà la giornata della nostra inaugurazione dell'anno accademico, in cui non solo è ovviamente invitato il ministro dell'istruzione Profumo, ma addirittura viene invitato Mario Draghi, a cui verrà consegnato un premio di 15.000 euro, come se non ce n'avesse, mentre dall'altra parte ai nostri ricercatori il premio alla ricerca verrà commutato in vetro di Murano. Quindi io vi invito già tutti, il 12 e il 13, a mobilitarvi, e il 13 a venire a Venezia. A Perugia, ad esempio, abbiamo una situazione drammatica sul piano dell'elemento dell'espulsione del sapere vivo dal mondo dell'università, ma penso in generale comunque dal mondo della formazione. Questo si traduce sia dal punto di vista della ricerca, con un elemento sostanzialmente di indefinitezza, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista professionale della figura del ricercatore, e sia dal punto di vista degli studenti, per quel che riguarda proprio un calo complessivo degli iscritti. Questo comunque la dice lunga anche di una crisi complessiva non solamente dell'università, ma anche di un tessuto sociale ed economico. Cerchiamo di andare oltre il ragionamento per compartimenti stagni, cerchiamo di superare l'idea di fare modulare un'azione politica dentro l'università, ma radichiamola invece un'ottica complessiva. Ecco, vedo proprio bello di fronte a me nell'ottica appunto del movimento che trasforma. Questo penso che possa chiudere, non come sintesi politica, ma come aspirazione e ambizione politica, quello che è il ragionamento, insomma, che
che riguarda sia l'università sia quanto è stato detto in precedenza. Allora, un dispositivo, e forse anche nella potenza di un dispositivo e la capacità di riproducibilità che ha, quello che stiamo cercando di applicare noi nel piccolo della nostra realtà, ovvero di mettere in connessione tutte quelle lotte che facciamo, perché all'interno dei nostri spazi sociali, mentre c'era la dequalificazione del sapere in università e la distruzione dell'università e la privatizzazione, c'erano quelle eccellenze in realtà che producevano saperi critici. Stanno all'interno dei nostri sportelli migranti, delle scuole di italiano, nelle nostre squadre di calcio antirazziste, nelle palestre popolari. Abbiamo pensato, perché non produrre dei meccanismi che integrino la possibilità di costruire sapere critico all'interno di questi spazi? Perché noi già lo facciamo, dobbiamo farci transitare quel corpo vivo dell'università del quale parliamo. Quindi stiamo parlando, insomma, di un attacco diretto, un dispositivo secondo me riproducibile in grandi e piccole realtà, che si basa sul fatto di ricollegare ciò che noi già facciamo, sapendo che quella è la vera eccellenza, che in università non rimane più un cazzo e che noi siamo la vera alternativa. Noi siamo una realtà che è nata un po' di anni fa per l'esigenza di opporsi a una piaga devastante che ha colpito la scuola pubblica, la riforma Gelmini. Noi comunque, oltre alla riforma, essendo il coordinamento un terreno di intervento politico dei centri sociali, sottolineiamo questo, ci siamo interrogati anche su altri temi, tutto ciò che sta intorno ai giovani, agli studenti, che li precarizza e gli attribuisce un debito già da quando iniziano a studiare. Noi lanciamo subito, raccolgo quello che diceva Marta prima, la giornata di mobilitazione per il 12 ottobre, noi l'abbiamo già lanciata in tutte le città venete, e il 13, come ha detto prima, ci saranno Mario Draghi, presidente della BCE, e il ministro dell'istruzione Profumo a Venezia. Quindi invitiamo tutti i compagni anche da in giro a venire a darci una mano per bloccare questo convegno vergognoso. Grazie. Sole, terra, vento e acqua fondamentalmente sono tutti beni comuni. Le lotte fatte fino ad oggi per l'acqua bene comune, secondo me devono essere solamente di introduzione a una lotta molto più generale e che deve riguardare principalmente il tema energetico. In buona sostanza, se togliamo energia al sistema, il sistema cade. L'ambizione, usciti dai seminari di ricerca, di sperimentazione nei settori tecnologici, nei settori economici, queste consapevolezze, questi saperi ce le dobbiamo tenere per noi, non dobbiamo regalarle a nessuno, e i centri sociali, gli spazi d'aggregazione devono diventare dei laboratori dove dar voce a queste consapevolezze. Siamo partiti da un dato e provo a dirlo a slogan. Nel senso, abbiamo provato anche a fare un passo oltre a quello che può essere lo slogan utilizzato da altre parti, ovvero il si parte e si torna assieme. Per noi abbiamo provato a dare una svolta oltre, che è quella che secondo noi questo social meeting sta dando, ovvero prima di partire bisogna ragionare assieme, discutere assieme, ed è quello che stiamo facendo oggi. Per me questo è proprio un passaggio fondamentale, perché senza questo tipo di passaggio non capisco come si faccia andare, a partire verso dove. Perché tra la partenza e l'arrivo al viaggio ci sono diverse sfumature che possono far traviare il viaggio, farla andare a prendere una bellissima direzione, a farla prendere una strada totalmente distruttiva. Quindi penso che questo social meeting per noi, come per noi è stato il ragionamento all'interno di questa lotta, sia un passaggio nodale, un passaggio fondamentale da cui ripartire per tornare finalmente assieme con magari delle proposte per l'autunno innovative. Dobbiamo considerare sicuramente il referendum dell'acqua come una delle più grandi vittorie di questi ultimi anni, ma anche come nostro punto di partenza e non come nostro punto di arrivo. Cioè riproporre quella modalità di cooperazione sociale positiva per portarla in altri ambiti e in altre battaglie. Quello che ci preoccupa fortemente, almeno a me mi preoccupa fortemente, è che non possiamo pensare di gestire le battaglie dei beni comuni facendo soltanto una serie di ricorsi ai TAR, metterci di mezzo i giudici, la magistratura. Noi dobbiamo andare a occupare tutti i nostri consigli comunali, i nostri consigli provinciali, i nostri consigli regionali e mettere di fronte i nostri amministratori
davanti al punto che ci sono delle comunità resistenti rispetto ai beni comuni che decidono cosa voler fare dei loro territori, della loro acqua, della loro aria, dei loro appunto beni comuni. Perché il referendum ha avuto quel senso e ha avuto quei 27 milioni di votanti, come Occupy ha avuto quel senso in quel territorio e in quel momento. Noi non possiamo pensare che abbiamo trovato lo strumento referendario e adesso lo applichiamo a tutti i beni comuni. Noi dobbiamo trovare di volta in volta, nel movimento che si trasforma, gli strumenti che si trasformano. Quindi cercare di utilizzare gli strumenti legali il meno possibile. Un nostro modo di organizzare la cooperazione sociale, che poi la vogliamo chiamare illegalità di massa o dargli un altro nome, ma quello che conta è la concretezza, come io nel mio spazio riesco a interdire, a sottrarmi dalla norma imposta, però era forse giusto che anche i movimenti assumano questa piccola sfida, perlomeno di andarsi a perdere questi nessi amministrativi, fino a che c'è qualcosa ancora su cui intervenire, c'è qualcosa ancora su cui confliggere, c'è qualcosa ancora che non ci hanno cartolarizzato e che magari riusciamo a far tornare indietro dall'espropriazione a nuove forme di riappropriazione, sia con l'illegalità di massa e l'interdizione della legificazione, sia con lo stare dentro a una politica dei beni comuni che poi deve trovare una concretezza di un'alternativa, speriamo la più irriducibile possibile, però con delle concretezze che sono quelle appunto del fotovoltaico sopra un centro sociale occupato. Parlare di alternativa in questo contesto cosa significa? Riporto un attimo la discussione sul piano territoriale, questo perché penso che la ricerca di alternativa vada cercata innescando forme di autogoverno sui territori che possano andarsi ad insinuare all'interno delle contraddizioni del sistema per farle esplodere, creando quei meccanismi creando quei meccanismi di continua legittimazione delle pratiche conflittuali che riusciamo a mettere in atto sui territori. Il centro sociale quindi diventa all'interno di un contesto in cui la governance sferra un attacco così violento su tutta la sfera del bios, diventa baluardo di resistenza in cui sperimentare pratiche virtuose e costruire modelli altri che aprano col conflitto spazi di possibilità. Un laboratorio in cui rimettere al centro le relazioni per andare a costituire e a ricostituire quel tessuto sociale, quella comunità di cui parlava anche Luca prima, andando ad intersecare associazioni, comitati, GAS e tutte quelle piattaforme che proprio sulla tematica ambientale svolgono un lavoro sui territori da anni, e quindi per la creazione di una rete che possa tenere unite tutte queste esperienze e fare in modo che si possa avviare, diciamo, si possa generare un lessico comune, appunto, come si diceva anche in precedenza, mettere in rete tutte queste esperienze per non farle restare punti isolati, ma per poter avviare dei progetti che assumono carattere di riproducibilità, dilagando nel tessuto sociale ed andando a produrre quella rivoluzione sostanziale nella possibilità di scelta e sulla responsabilità collettiva. Io vengo da una realtà che è qua vicino, che è di 6.700 abitanti, il 60% pensionati, gli altri sono cassi integrati. Se è plausibile un centro sociale lì, è possibile la rivolta a chilometro zero. Possiamo farla veramente in tutte le frazioni, da tutte le parti. Chiaramente che se so 10 persone, 10 compagni, in una situazione dei 6.700 abitanti, so una delle forze politiche più ignoranti che c'è dentro il paese. E lo ripeto ancora, c'ha adesso, ce l'avrà in futuro, adesso, e credo in questi territori sicuramente, io non posso parlare per i vostri, ma veramente quello di governare ogni metro quadrato e ogni minuto della vita è il momento più importante. Sabotare prima quanto te lo vanno a fare e
imporre con forza il problema del potere, imporre un modello di sviluppo che sia partecipato e che non lo facciano dentro i consigli di amministrazione e non lo facciano dentro le segreterie dei partiti che spesso sono le stesse cose. Grazie. Io credo che la Val di Susa sia un'esperienza assolutamente straordinaria, credo che sia, tra l'altro ci siamo andati tutti e tutti ci torneremo, credo che la Val di Susa sia un'esperienza importantissima di pratica del comune, di una comunità di scopo intesa, come diceva Luca prima, anche di una comunità di scopo che si è concretizzata nella pratica del comune, che si è riuscita a creare un terreno di condivisione delle scelte da fare, anche del conflitto. Credo che sia riuscita a ricostruire relazioni e legami sociali che probabilmente prima di quella lotta straordinaria non si erano distrutte, ma credo anche che sia un'esperienza della valle, credo che sia un'esperienza che parla di una particolarità, che ha le sue particolarità, e credo che parli di e a quel territorio lì. Questa pluralità delle lotte sui beni comuni credo che sia anche un dato che c'è, che esiste. E credo che le lotte sui beni comuni diventino tali, importanti e maggioritari quando si territorializzano. Faccio un brevissimo esempio. Per esempio tutta la vicenda dell'acqua, no? Tutta la vicenda anche sull'enfasi della battaglia referendaria di cui tutti siamo stati protagonisti e abbiamo credo tutti contribuito a quell'importantissimo risultato. Dov'è che vive quella battaglia referendaria? Vive dove riesce a territorializzarsi, a legarsi a dei nodi, delle contraddizioni vere attorno ai beni comuni dei propri territori. Una proliferazione di conflitti attorno alla questione dei beni comuni e dei nodi ambientali che poi ci rimanda direttamente a quella pluralità che è il comune ecologico che si citava prima, eccetera. Il problema qual è? Credo che questa pluralità di conflitti non possa essere solo contemplata o peggio tifata, no? In qualche caso, ma credo che dobbiamo sforzarci per trovare tra di noi anche dei tentativi di ricomposizione comune, no? di queste lotte, di metterle in comunicazione, di attraversarle in maniera comune e condivisa, dotandoci credo anche di strumenti e di linguaggi.